Ad un nuovo appuntamento di Viaggio Molise. Qualcuno di voi avrà già riconosciuto dallo sfondo alle mie spalle il luogo nel quale ci troviamo. Siamo nel Museo dei Misteri qui a Campobasso e oggi c'è l'inaugurazione della mostra di arte presepiale a cura di Giovanni Teberino. Sono 35 presepi esposti creati dal 2000 fino ad oggi. Ogni anno quest'uomo che veramente si dà anima e corpo per rispettare, preservare, proteggere e migliorare la tradizione dei misteri riesce a conservare una fetta del suo entusiasmo e della sua passione da dedicare anche ai presepi. Ognuno di questi presepi racconta una storia. Quest'anno in particolare sono stati creati due dedicati alla figura di Papa Francesco vestito in abiti francescani e un altro chiaramente allo scomparso recentissimamente Papa Cosmo. Venite insieme a noi in questo viaggio davvero toccante ed emozionante in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Del Museo dei Misteri incontriamo Giovanni Teberino per l'inaugurazione della mostra dedicata appunto al mondo del presepe, un mondo affascinante, un mondo indispensabile proprio in questo periodo. Io leggevo insomma un po' dalle sue parole che lei è particolarmente legato alla tradizione del presepe. Ecco, come nasce questo suo affetto e questo amore rispetto alla costruzione di queste opere d'arte? E nasce da piccolo, me l'ha tramandata mio padre. Ogni anno a casa si fa sempre il presepe e poi è venuta questa passione, perché è una passione, non è né arte, è un hobby che ogni anno mi viene in mente di fare qualche presepe particolare. Lei dal 2000 insomma sta creando dei presepi che poi espone in diverse mostre, ha girato anche buona parte dell'Italia e è riuscito insomma ad avere anche un po' di visibilità in questo senso. Però la cosa che mi colpisce insomma dei suoi presepi è che lei cerca sempre di rappresentare qualcosa. Quest'anno 4 sono i nuovi, quali sono insomma, che cosa ci raccontano, qual è il tema? E quest'anno la novità era quella di Papa Francesco. Infatti era nato appunto questo presepe che ritrae Papa Francesco in abito francescano e davanti alla basilica appunto di San Francesco, e poi successivamente è nato anche un altro presepe che ho dedicato appunto a mio padre. Thank you.
come ha cercato di descrivere un po' il pilastro portante, la parte di Campobasso che purtroppo manca tanto attraverso il presepe? Attraverso i personaggi che lui ha visto realizzare piano piano. La mostra resterà aperta fino al giorno dell'Epifania. Ecco, il museo è sempre aperto ai visitatori e in più c'è questa aggiunta. Come si lega, secondo lei, la tradizione del presepe anche un po' alla tradizione dei misteri? Perché effettivamente sono a ridosso l'uno dall'altro. E sono due tradizioni che vanno quasi a braccetto, perché Campobasso ha avuto una lunga storia, appunto, tradizione dei presepi, e poi la tradizione per eccellenza di Campobasso e di Rendero Molise credo siano appunto i misteri. Qui ci sono, ci diceva lei, 35 presepi, giusto? Sì, 35. Che dal 2000 lei ha costruito, insomma, con diversi temi, con diversi materiali, però fondamentalmente lei da che cosa trae ispirazione? Ecco, voglio dire, c'è qualcosa a cui si ispira oppure lavora di fantasia o magari segue anche un po' le tendenze? Dipende da quello che trovo, la cosa, l'oggetto particolare, oppure a tema. Qualche anno fa ho fatto appunto quello del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e quindi ogni anno, se c'è il tema, quello di San Giuliano, quando ci fu il terremoto dei bambini che morirono, e quest'anno c'era quello di Papa Francesco, che diciamo è l'uomo dell'anno. E chiaramente lei l'ha rappresentato un po' in un modo nuovo, proprio riprendendo dal nome questi abiti francescani, un messaggio forte e specialmente molto esplicativo. Eh sì, perché tutti quanti lo vedono come, anche se gesuita, però io l'ho voluto mettere il saio francescano, quindi scalzo, e accanto a lui ci ho messo anche il lupo di Gubbio, che lui, diciamo, ha addomesticato appunto San Francesco, perché lui era molto feroce e è diventato appunto, diciamo, un agnellino. Lo so che le farò una domanda difficile, ma qual è il suo preferito? Quello, insomma, che le ha dato maggiore soddisfazione quando l'ha completato? Che le piace di più, se ce n'è uno? È sempre l'ultimo, è quello che deve venire ancora di più. Per questo appuntamento di Viaggio in Molise è tutto, vi salutiamo da qui, dal Museo dei Misteri a Campobasso. Ricordate di seguirci su Telemolise, canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre. Possono seguirci anche gli amici dall'Abruzzo sul canale 96 e dal Lazio sul canale 749. Oppure vi potete collegare al sito www.telemolise.com e seguirci da qualsiasi parte vi troviate a qualunque ora del giorno e della notte. Ci salutiamo, arrivederci alla prossima puntata.